10.000 brodetti serviti e il tutto esaurito degli eventi in programma, si è chiusa con successo la 20ª edizione di Brodetto Fest. L'evento, che si è svolto dal 9 all'11 settembre al Lido di Fano, si è confermato l'appuntamento nazionale capace di portare alla ribalta la zuppa di pesce più gustosa d'Italia. La soddisfazione massima, ha commentato Pier Stefano Fiorelli, presidente di Confesercenti Pesaro Urbino. I numeri parlano chiaro, ha detto, e siamo determinati ad andare avanti su questa strada. 20 anni di un percorso che ci ha portato ad individuare tante risorse della città, tante eccellenze della città, a cominciare da quelle marinare, e oggi hanno portato a individuare non un piatto soltanto, ma una città e le sue tradizioni millenarie, quando parliamo di pesce e di marineria, all'attenzione dei media, all'attenzione internazionale di tutti. E questo vuol dire che abbiamo 20 anni, abbiamo lavorato bene, ma credo che ancora ci sia un percorso molto lungo da fare. Oltre ai tanti fanesi, erano presenti turisti provenienti soprattutto dalle regioni del centro, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Complici le giornate di sole e le temperature estive, ma decisiva è stata la scelta di un programma ricco di eventi come incontri, degustazioni e cooking show con grandi nomi dello spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana. Occasione di promozione della nostra città, del nostro territorio, dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze, ma anche un modo per valorizzare le nostre tradizioni, la nostra cultura, il rapporto che la città e le persone hanno con il mare. Quindi un momento bello da vivere, un momento di grande valorizzazione, una bella festa, un bel Brodetto Fest. Tutte le iniziative sono state partecipate e apprezzate dal pubblico, prese d'assalto anche le prenotazioni per le due uscite con Brodetto Bot insieme al professor Corrado Piccinetti, così come l'area dedicata ai più piccoli, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con giochi, laboratori e spettacoli. Ma il festival non finisce qui, perché dal 17 settembre al 23 ottobre torna fuori Brodetto, l'iniziativa collaterale che coinvolge i ristoranti della provincia di Pesaro Urbino, dove sarà possibile degustare il piatto simbolo dell'Adriatico al prezzo convenzionato di 20 euro. Se c'è un segreto in cucina, o se è vero che ogni chef ne ha uno, il tuo in parte ce lo puoi svelare? Certo, è molto semplice, l'amore. Bisogna metterci, quando si cucina bisogna metterci amore, passione e cucinare per la voglia di farlo, divertendosi e soprattutto cercando, come dico sempre ragazzi, di far star bene i clienti.